Mi ricollego a quello che stava dicendo adesso Ivan. Lasciamo perdere momentaneamente tutta la parte normativa, articoli, TUIR, testo unico, decreti, eccetera, eccetera. Parliamo di cose pratiche. Parliamo di quello che sentite al telegiornale, parliamo di quello che magari, se qualche vostro genitore è titolare di impresa, professionista che arriva a casa la sera, si lamenta perché il commercialista gli ha dato le tasse da pagare, gli ha dato le F24 da pagare. Cercate di capire che cosa sono queste cose, perché l'imprenditore si lamenta o perché al telegiornale sentiamo spesso parlare di evasione IVA, evasione fiscale e cose di questo tipo. Allora, perché l'imprenditore si lamenta? Perché il giorno 17 deve pagare l'IVA del mese o del trimestre. Fondamentalmente si può lamentare per vari motivi. Uno può essere quello che io a settembre ho fatto delle vendite importanti, produco macchinario, ho venduto un macchinario per 100.000 euro, quindi più IVA arrivo a 122.000 euro, a ottobre, il 17 di ottobre, quei 22.000 euro che io ho inserito nella mia fattura di vendita, penso che le fatture di vendita acquisti le avete più o meno viste tutte, quindi sapete come è fatta, quei 22.000 euro io devo tirarli fuori dal mio conto corrente bancario e darli allo Stato. E magari quella fattura ancora non l'ho incassata, potrei incassarla a breve, 30 giorni, 60 giorni, 90 giorni, o magari, come capita spesso in questo momento storico che crea poi le crisi d'impresa, il mio cliente è in difficoltà, non mi può pagare, mi pagherà chissà quando, io mi trovo a dover tirar fuori dei soldi che ancora non ho incassato e quindi vado in difficoltà finanziaria. Al che chiaramente l'imprenditore si lamenta e dice, ci chiama e dice sì, ma perché devo pagare l'IVA? E noi gli dobbiamo semplicemente spiegare, tu hai fatto la fattura, l'IVA la devi pagare, punto. Non ci sono altre argomentazioni. La risposta ancora del cliente qual è a quel punto? Ma non c'è niente che posso scaricare, cioè non ci sono delle spese che mi posso, tra virgolette, inventare per ridurre quei 22.000 euro di IVA che devo pagare? Fondamentalmente la risposta sarebbe no. Di fatto poi ci sono determinate spese, determinati consigli che possono essere dati al cliente, tipo che può essere anticipa un acquisto in un mese piuttosto che un altro per poter scaricare l'IVA su quel mese, se sai che devi fare una determinata spesa vedi di metterla nella parte giusta dell'anno. Ci possono essere varie soluzioni, però fondamentalmente una volta che abbiamo registrato le fatture di acquisto e di vendita di quel mese, l'IVA è un calcolo puramente matematico e al mese successivo o al trimestre successivo va per forza pagata. Il problema è che molti arrivano al momento di pagare l'IVA e non hanno soldi. Cosa succede? Una cosa che viene fatta spessissimo in questi ultimi 3 anni, diciamo anche di più, dal 2009 quando è cominciata la crisi, è quella che noi professionisti dobbiamo consigliare al cliente quali sono le cose che tecnicamente possiamo aspettare a pagare, non che non vanno pagate, ma possiamo aspettare a pagare, e altre che invece vanno pagate subito. Vi faccio un esempio. Un'impresa dipendenti ha chiaramente rapporti commerciali con i fatture d'acquisto e vendita e quindi ho obbligo di pagare l'IVA, ha l'obbligo di redigere il bilancio, le dichiarazioni fiscali e pagare le tasse. A seconda della tipologia di tributo o contributo che si deve pagare, nel momento in cui questo non viene pagato, lo Stato applica differenti tipi di sanzioni e di interessi. Allora, se un mio cliente arriva ad una determinata data, e quando andrete a lavorare capirete che 3-4 sono le date nell'arco dell'anno più critiche, 17 febbraio, 17 maggio, 17 agosto e 17 novembre, perché si concentrano ogni trimestre dei particolari pagamenti. Quando arriva in questo momento e non ha soldi, mi dice che cosa posso pagare, che cosa è meglio pagare subito e che cosa è meglio spostare più avanti. Allora, sicuramente tutto quello che riguarda la parte dei dipendenti va pagata subito, quindi i contributi dei dipendenti, le tasse che il datore di lavoro trattiene i dipendenti va pagata subito. Se ci sono le tasse propriamente dette, cioè quelle che scaturiscono da modello unico, da dichiarazione IRAP o quant'altro, anche quelle
è opportuno pagarle, anche perché il mancato pagamento di queste tasse genera sanzioni abbastanza importanti. L'IRAP è sanzionata al 30%, cioè se avete 1000 euro da pagare di IRAP, non la pagate e aspettate l'avviso dell'Agenzia delle Entrate, quando vi arriva di 1300 euro più gli interessi. L'IVA invece ha due, si può gestire in due modi il pagamento dell'IVA, anzi in tre modi. Il primo modo ovviamente è pagarlo alle naturali scadenze, quindi mese per mese se siete con liquidazione IVA mensile o trimestre per trimestre. Il secondo modo che viene molto utilizzato è questo. Allora, vabbè, voi non avete ancora fatto il discorso dichiarativo. Come si fa, come viene calcolata e chiusa l'IVA annuale? Voi avete delle liquidazioni periodiche durante l'anno, da gennaio a dicembre, che è mensile o trimestrale. Alla fine dell'anno si fa quella che viene chiamata dichiarazione annuale IVA, cioè un riepilogo, fondamentalmente, semplicissimo, in cui si dice allo Stato: guarda che io quest'anno ho registrato queste fatture d'acquisto, quindi ho diritto di recuperarmi quest'IVA. Ho emesso queste fatture di vendita, quindi devo pagarti quest'IVA. Per differenza sono a debito o a credito. Nel caso in cui sia debito, poi si dice in un altro quadro della dichiarazione: io su tutto l'anno ti dovrei pagare 10.000 euro, ad esempio. Te ne ho già pagati nei mesi successivi 8.000, te ne devo soltanto 2.000, ok? Se nei mesi precedenti non ho pagato IVA, può succedere che alla fine dell'anno i 10.000 euro che ho da pagare non ho ancora tirato fuori un centesimo. Allora lo Stato mi dà due possibilità. La prima possibilità è dire: va bene, non hai pagato prima, me lo paghi tutto al 16 di marzo. Oppure, non li hai tutti da darmi? Bene, ti do la possibilità di pagarmelo in 9 rate da marzo fino a novembre. Questo che cosa comporta? Comporta comunque una sanzione, perché il mancato pagamento alle naturali scadenze mensili o trimestrali dà origine automaticamente a una sanzione di solo il 10%, però, quindi non parliamo del 30% che vi ho detto prima, non è poco, ma comunque una sanzione abbastanza ridotta. E in più lo Stato mi dà la possibilità di pagarla di fatto dopo un anno in 9 rate. Magari la situazione aziendale è un po' migliorata, magari la banca vi dà un finanziamento e riuscite a pagarla, quindi in questo modo si riesce a migliorare la situazione finanziaria dell'azienda. L'ultima soluzione, anche questa purtroppo, che noi ci troviamo a dover consigliare al cliente, è quella di dire: non hai pagato parte l'anno, arrivi a marzo, ancora non puoi pagare, e cosa facciamo? Non la paghiamo, la lasciamo lì, paghiamo tutto il resto e aspettiamo che l'Agenzia delle Entrate ci mandi una comunicazione in cui ci dice: guarda che mi sono accorto dalla dichiarazione IVA che tu mi dovevi pagare 10.000 euro, ma non me l'hai pagata prima, non me l'hai pagata a marzo, non me l'hai pagata in 9 rate, non me l'hai pagata, cosa vuoi fare? La scelta in questi casi è molto conveniente. Perché è molto conveniente? Perché al primo avviso dell'Agenzia delle Entrate il contribuente, pagando una sanzione del 10% comunque sull'IVA non pagata, ha la possibilità di pagare ratealmente con l'applicazione dei soli interessi legali, che in questo momento parliamo dello 0,5%, quindi praticamente un finanziamento a tasso zero, in rate che arrivano fino a 20 rate trimestrali. Cioè praticamente io non pago l'IVA nel 2013, ma arriva la cartella nel 2015, io dal 2015 ho 5 anni per pagare l'IVA al tasso